Wow, amici, amici appassionati, mondo di YouTube che segue il wrestling, mondo in generale che segue la WWE, buonasera, siamo qui come promesso per i commenti post TLC, Table, Ladders and Chairs, il pay-per-view della WWE che si è svolto ieri notte e che ha lasciato qualche bel match, qualche bello spunto. Match a mio avviso molto positivi, match meno positivi, ma andiamo ad analizzarli spiegando, dando anche ufficialmente i risultati. Cominciamo con il launch match, quello fuori onda, che ha visto The Hype Bros, American Alpha and The Apollo Crews battere i Vade Villains, The Ascension e Kurt Hawkins. Buon match d'apertura, spettacolare, un match appunto per scaldare il pubblico. Questo è uno di quei match che il pubblico lo scalda, perché c'è tanta gente che sa fare diverse mosse spettacolari. Ottima scelta questa di come per aprire la serata. Ma la serata vera e propria, quella che quelli, diciamo la serata pay per view, quelli che da casa hanno potuto vederla, è iniziata con il match per il titolo di coppia di SmackDown, The Wyatt Family contro The Earth Slater e Rhino. Allora, chiaramente bisogna già subito dire che Earth Slater è sempre stato l'anello debole di questo tag team e non era un tag team, come posso dire, non è mai stato un tag team di livello stratosferico. Ne avevamo commentato insieme dopo SummerSlam e dopo Super Bowl Series, c'era proprio la necessità, sembrava, di trovare un tag team forte a SmackDown, perché Raw sui tag team era nettamente più fornito come a livello femminile. E forse SmackDown adesso l'ha trovato. Questa Wyatt Family che vince un match dominando a mio avviso. E attenzione, la cosa che volevo sapere, la curiosità che ci spetterà nel prossimo, una delle curiosità: useranno la regola Freebird anche loro o no? Questa potrebbe essere una bella interpretazione, visto che comunque il Tag Team Championship l'hanno vinto Randy Orton e Bray Wyatt, ma potrebbe essere assegnato anche appunto a Luke Harper per appunto la regola Freebird. Domanda poi che sorgerà spontanea: quando tornerà Eric Rowan, che cosa succederà? Bah, intanto ci godiamo una ottima stable che vince questo titolo di coppia e ripeto, match che copione facile, Slater che ne prende di santa ragione, riesce a dare il touch a Rhino che riesce a salvarsi, a liberarsi da passare, forse anche, sembrava anche in vantaggio, poi è lì pronto per colpire Randy Orton. Luke Harper sposta Randy Orton, si prende la gore al suo posto. Randy Orton a quel punto lì sul ring riesce a fare una bella RKO a Rhino. A quel punto lì 1-2-3 e match e titolo alla Wyatt Family. Dunque primo match della serata e primo cambio di cintura, quindi attenzione che SmackDown avrà di nuovi campioni di coppia. Secondo match del pay per view, io comincio a ragionare a livello di pay per view, quindi tralasciando il match d'apertura e il kick off, Nikki Bella batte Carmella, un match che a me non entusiasma, io ripeto, sicuramente un bel vedere, perché vedere le wrestler femminili è sempre un gran bel vedere. Non mi entusiasma però vedere questi match, sono ottime, sono bravissime ragazze, sono belle, ma sono divas, ecco, una volta si differenziava tra wrestler femminile e divas, e credo che sia ancora così, nel senso che è stato un bel match, però non mi ha entusiasmato parecchio. Nikki Bella che vince, tra l'altro, vince usando un estintore, praticamente buttando un estintore su Carmela, confondendo le idee, chiudendo il match con una bella mossa finale, quindi questa sicuramente è stata un match un chiusura di match un po' particolare. Sinceramente un match che non mi, ripeto, a me nel mondo femminile sono poche le wrestler che mi entusiasmano a livello di wrestling, perché a livello fisico non ce n'è una che non mi entusiasma, però. E dunque arriviamo dunque al terzo match, cioè The Miz contro Dolph Ziggler per il titolo intercontinentale. Un match questo bello, bello, intenso, ma mi sarei aspettato la vittoria di Dolph Ziggler, invece The Miz riesce a trattenere il titolo, tra l'altro senza usare la compagna. Questa Marisa non è praticamente mai intervenuta, è stato un match pulito, tranquillo, vinto da The Miz, che vince un gran match, dimostra di essere comunque un grande campione per grandi azioni, come un grande campione Dolph Ziggler, ma il titolo non si può dividere in due e ci sta, è stato un match che poteva vincere uno o l'altro, io direi che sarebbe stato meritato entrambi, quindi
un buon match, forse un po' lunghino perché 25 minuti di match all'inizio pay per view, perché siamo ancora al terzo match, era un po' pesante, però un bel match. Così come è stato un bel match, Baron Corbin contro Kalisto, e un match chairs, un match che volevo usare solo le sedie come armi contundenti, ed è stato un bel match. Peccato che Kalisto poi è cascato negli ultimi minuti nel voler strafare, e Baron Corbin ne ha approfittato con la sua bellissima mossa finale su un mucchio di sedie, una mossa che avrebbe steso forse chiunque, soprattutto Kalisto che di peso non è che sia proprio granché. Un buon match anche questo, un match che diciamo sono quei match che di solito fanno iniziare il pay per view, qua l'hanno messo a metà pay per view, quindi questo che lascia un po' perplesso, perché questo è un bel match, ma un match d'apertura di solito. Un match invece che mi ha deluso è stato il tabel match tra Alexa Bliss e Becky Lynch. Alexa Bliss è intanto una nuova campionessa femminile di SmackDown, questo dobbiamo dirlo, è stato un tabel match intenso. E Becky Lynch non ha fatto vedere, insomma, uno dei suoi migliori match. Non è stato un match come quello che ha fatto vedere a Survivor Series, dove invece si vedeva proprio la forza di questa ragazza, vedete, quasi da sola appunto affrontare il team Raw. E poi alla fine cosa è successo? È successo che Becky Lynch stava per fare la sua mossa, una specie di hurakanana su Alexa Bliss, che invece l'ha bloccata e ha fatto una powerbomb sui tavoli e ha portato a casa il titolo femminile. Che dire, è stato un buon match, ma niente di, ripeto, mi aspettavo, ci sono stati questi tre match qua che non mi hanno proprio entusiasmato, ma che comunque hanno fatto vedere ovviamente delle buone cose. Poi stiamo parlando di WWE, dell'eccellenza in assoluto nel campo del wrestling, quindi comunque tutti i match sono belli da vedere. Diciamo che ce ne sono magari alcuni che hanno fatto più spettacolo di altri. E arriviamo dunque al main event, forse è il match più atteso. Almeno per quanto mi riguarda, i match più attesi erano quelli dei titoli di coppia e il titolo del main event che vedeva AJ Styles contro Dolph Ziggler in un TLC match, classic TLC match, perché ricordiamo che ci sono state casi anche di TLC con pin e sottomissioni. In questo caso qua era il classico TLC con la cintura appesa da andare a prendere con la scala. E che dire, è stato un bel match intenso, c'è stato cambi. Una volta sembrava che in crisi ci fosse Dean Ambrose, poi a un certo punto sembrava che in crisi ci fosse AJ Styles. A un certo punto ho visto Dean Ambrose veramente in difficoltà ed è entrato James Ellsworth. È entrato James Ellsworth ed è stato lì. A un certo punto AJ Styles poteva andare a prendere il titolo, non ci è andato, è sceso, ha cercato di malmenarlo. Quando era lì pronto a fare lo Styles Splash proprio sul gradone di ferro, cioè una cosa dolorosissima, è intervenuto Dean Ambrose, ha ricominciato a picchiare AJ Styles, mettendolo addirittura facendo la sua mossa finale sul gradone. AJ Styles sembrava effettivamente completamente a pezzi, e Dean Ambrose tranquillamente, io guardando il match, ho detto: James Ellsworth è riuscito a far vincere il Team SmackDown bloccando Braun Strowman. Ha vinto 3 volte contro AJ Styles, cioè dentro il mio pensiero ha detto: adesso fa vincere Dean Ambrose. C'è da dire che, insomma, questo è un lottatore che il suo lo sta mettendo sempre dentro, non lo sta facendo sempre. A un certo punto Dean Ambrose è tranquillo, a un certo punto su ormai, e AJ Styles con le ultime energie torna su sulla scala, prende un cazzotto e finisce di nuovo fuori dal ring perché non ne aveva proprio più. A un certo punto vedi Dean Ambrose tranquillamente su, che sta praticamente ormai per prendere il titolo, e si vede la scala che si piega. E Dean Ambrose che finisce sui tavoli, su 4 tavoli messi fuori ring, proprio in pieno, su 2 tavoli spaccati in pieno, con Dean Ambrose che non è stato più in grado di rialzarsi. E dice: ma come ha fatto a cadere la scala? Guardano, allargano bene l'immagine, è stato James Ellsworth a buttare giù Dean Ambrose. La domanda che mi sto facendo è: perché? Ma perché? Ma è pazzo, è pazzo. E AJ Styles sale sul ring e bello che esultavo. E AJ Styles va su, prende. Invitava AJ Styles a raccogliere, a prendere la cintura. AJ Styles prende la cintura e lui sul bordo ring esultava come se avesse vinto lui, diciamo, no? Da che mi sono fatto 1000 domande. AJ Styles che mantiene questa cintura, ma il perché James Ellsworth l'abbia fatto così mi è sembrato veramente molto, molto, molto. Sono rimasto molto perplesso su questa cosa. A SmackDown Talk, che c'è stato subito dopo il pay per view, senti James Ellsworth che dice chiaramente che lui ha fatto quello che ha fatto
Perché lui AJ Styles ha già battuto tre volte. Dean Ambrose non sapeva. Cioè, visto che lui ha una title shot, ricordiamolo. Se avesse affrontato Dean Ambrose non sapeva come. Invece AJ Styles, che ha già battuto tre volte, sa di poterla battere. Cioè, hanno mosso veramente una delle cose più assurde che abbia mai sentito. Eppure ha fatto perdere così l'opportunità ormai sicura, fresca, tranquilla di vincere il titolo a Dean Ambrose, che ormai era padrone, che ormai AJ Styles non c'era più. E quindi, incredibile ma vero, Jim Maxwell tradisce il suo migliore amico, cioè almeno il migliore amico di Ring, che è Dean Ambrose, e AJ Styles, che mantiene questo titolo, che, come posso dire, è arrivato e ovviamente lui se lo tiene ben, ben stretto, perché veramente ha rischiato tantissimo di perderlo. E adesso vedremo le ripercussioni. Sono curioso di vedere SmackDown martedì, perché sarà una bella puntata di SmackDown vedere le ripercussioni di questo gesto folle di James Ellsworth, e vediamo soprattutto se James Ellsworth avrà questa title shot, che a questo punto bisognerà dargliela, visto che ce l'ha nel contratto, bisognerà anche dargliela, e vedremo se Dean Ambrose, come penso, si potrà vendicare di questo incredibile, come posso dire, tradimento fatto da James Ellsworth. Bene ragazzi, io vi spero che vi sia piaciuto questo mio piccolo commento su TLC della WWE, e appuntamento della WWE non è finito, perché in questo mese c'è ancora Roadblock, e è finito per questa settimana, ma e questo, per questo pay-per-view, ma non per l'anno della WWE, visto che ancora prima della fine dell'anno, ripeto, c'è ancora Roadblock, che riguarderà però il roster di Raw, dove c'è già fisso il main event, che sarà Kevin Owens contro Roman Reigns per il titolo dell'Universal Championship. Poi ovviamente dopo l'anno nuovo ci aspetta, ci pregusteremo la Royal Rumble, ragazzi, la Royal Rumble, uno dei pay per view che mi piace veramente di più. Con questo vi saluto ragazzi, vi do appuntamento tarda serata di oggi, massimo domani, per i commenti della Serie A di calcio della 15ª giornata, e dunque, visto che finirà stasera, ne la commenteremo insieme. Vi saluto, ciao ragazzi, mi raccomando, fate i bravi e al prossimo video, ciao!